Rieccoci, cari amici ascoltatori del canale YouTube di Italia Medievale, per una nuova video presentazione e nell'occasione abbiamo il grande piacere di avere con noi un carissimo amico, personaggio poliedrico, multiforme, scrittore, saggista, editore, gestore di librerie, un personaggio che tutto il mondo degli appassionati del Medioevo conosce molto bene, perché si tratta di Enzo Valentini, che ha appena pubblicato per Newton Compton I grandi eroi del Medioevo, un tomo di ben 468 pagine che ha il pregio di costare soltanto 12 euro. Quindi questo è un chiaro invito all'acquisto per tutti coloro che ci stanno vedendo. Io non rubo tempo a Enzo, do subito a lui la parola perché ci parli di questa sua nuova fatica libraria. Prego, Enzo. Grazie Maurizio, ti ringrazio per le belle parole dell'introduzione, della presentazione e anche della considerazione per le mie molteplici attività, uomo poliedrico, come mai chiamato. E evidentemente qualche cosa di buono nella quantità c'è, perché la Newton Compton mi ha dato la possibilità di scrivere per loro questo terzo libro, dopo Storia segreta dei Templari e Le grandi battaglie delle crociate. Adesso esce proprio oggi in libreria il libro sui grandi eroi del Medioevo. Un elenco di circa 65-66, adesso sinceramente dopo un anno e mezzo di lavoro non lo ricordo, e non mi ricordo neanche tutti, non saprei neanche elencarli tutti, sì, grosso modo sì, ma non saprei esattamente quali sono. È un po' come i sette nani quando si dicono i nomi che rimane sempre fuori qualcuno. Il lavoro è stata una decisione, una richiesta da parte di Newton Compton su questo argomento. I nomi sono stati concordati fra di loro, ma sappiamo benissimo che nei lavori compilativi, per forza di cose, rimane, escluso qualche personaggio, in questo caso, perché, altrimenti avrebbero fatto non certo un elenco telefonico, ma almeno l'Enciclopedia Britannica, perché i personaggi del Medioevo sono talmente tanti migliaia di storia, e sia pure un quarto del mondo, perché mancava ancora tutta l'America, mancava tutta l'Australia, gran parte dell'Asia e quasi tutta l'Africa. Noi praticamente parlavamo di personaggi quasi tutti europei. E quindi comunque qualche cosa è rimasto fuori. Li abbiamo concordati cercando di mescolare quelli più conosciuti e di cui si conoscono anche il numero delle scarpe, con quelli sconosciuti o poco conosciuti, che poi alla fine hanno anche rivelato delle sorprese, delle curiosità interessanti. Il lavoro è imperniato su cinque capitoli, con il raggruppamento di questi personaggi secondo le loro attività. Quindi abbiamo un capitolo sui grandi guerrieri, quelli che avevano fatto della guerra il loro mestiere. E questi sono quasi tutti conosciuti, perché la storia ci ha sempre portato, ci ha sempre insegnato alla scuola, ci hanno sempre insegnato i nomi dei grandi condottieri, tipo Carlo Magno, Riccardo Cuor di Leone, Saladino. Qualcuno meno conosciuto come Arduino di Ivrea o Ruggero II di Sicilia, che so che qualcuno mi chiama come Ruggero II di Sicilia, poco conosciuto. Nella storia che si studia a scuola non è molto conosciuto. Magari si conosce di più Roberto Guiscardo, che era lo zio, però quello che ha fatto Ruggero II forse non è da poco, altrettanto quello che ha fatto lo zio. Personaggi come Federico II, naturalmente, e di andare. Poi
Poi ci sono personaggi raggruppati secondo la difesa della fede. Quindi abbiamo San Francesco, San Galgano, il vecchio della montagna, anche se non è cristiano, ma comunque lui difendeva la sua fede, il suo ramo di fede, perché era un ismaelita e quindi era una delle tante derivazioni dell'Islam. Un grande personaggio, anche se noi sotto il cappello del vecchio della montagna, in realtà sappiamo benissimo che non c'è solamente un personaggio, ma più personaggi, perché il vecchio della montagna è come se fosse un titolo di sapiente o di papa o di imperatore, che poi veniva dato a chi sostituiva il precedente. Il più conosciuto è Harun al-Rashid, che è quello che è nello stesso periodo delle crociate, dei templari, della parte più conosciuta dell'oltremare, della Palestina. Altro personaggio della fede è Maometto. Maometto che comunque ho scoperto, forse per un atto mi dire, ma come non lo sapevo, e questo libro mi ha dato anche la possibilità di conoscere cose che non sapevo, che nel Medioevo Maometto veniva considerato come un rinnegato, non come un personaggio nato in Terra Santa e che dà origine all'Islam, ma un personaggio che era all'interno della Chiesa, quindi era un cardinale o un vescovo, adesso non ricordo bene, che però voleva fare carriera, voleva arrivare a diventare papa, gli viene impedito e per questo fonda la sua religione. Praticamente si è fatto una religione per conto suo, per diventare qualcuno. Nel Medioevo si considerava così. Tant'è vero che viene messo nella Divina Commedia. È uno dei personaggi che sta nella Divina Commedia e viene raffigurato in una chiesa cristiana, un personaggio musulmano raffigurato in una chiesa cristiana, dato cristiana perché questa cosa, nella chiesa di San Pietro a Bologna viene raffigurato Maometto, cosa che poi ha dato anche adito a questioni di carattere religioso. Altri personaggi della difesa del cristianesimo, per esempio Martino I, che si in qualche maniera si oppone all'imperatore di Bisanzio per una questione di carattere religioso, sulla natura di Gesù Cristo, se Cristo all'epoca si discuteva molto se Cristo fosse Dio, se fosse uomo, se fosse Dio e uomo insieme, se fosse la natura umana che discendeva da quella divina, e quindi venivano ogni volta venivano realizzate delle teorie che poi si scontravano con quelle precedenti o quelle successive, e ognuno portava l'acqua al suo mulino. Questo papa poi alla fine si fa si mette in contrasto così talmente forte con l'imperatore, che l'imperatore lo fa arrestare, lo porta a Bisanzio, lo fa processare e poi è condannato e muore a Cefalonia, in Cefalonia. E finisce così, però diventa un eroe proprio per quello, perché proprio per mantenere la sua coerenza, la sua coerenza, appunto, grazie Giuseppe, della cosa, nel mantenimento della teoria di questa sua ortodossia, va incontro alla morte. Un altro personaggio che si scontra con il potere laico è Gregorio VII, il Brando di Sovana, che è quello che darà vita allo scontro per la lotta delle investiture
contro l'imperatore germanico, perché fino a quel momento la nomina del Papa era sottoposta al potere dell'imperatore e già con qualche papa precedente c'era stato qualche tentativo, ma con Gregorio VII si arriva proprio all'autonomia religiosa del Papa, del clero nella nomina del Papa. Si arriverà al famoso scontro che poi a uno scontro che poi porterà al famoso episodio del perdono di Canossa, con Matilde di Canossa e l'imperatore Enrico IV, che per 3 giorni nella neve attende che il Papa lo perdoni. Quindi personaggi anche di alto spessore. Un altro personaggio che difende la fede è San Galgano, l'avevo nominato prima, un santo che è a metà fra la leggenda e la storia, un santo che poi ha degli eco e delle risonanze per il fatto della famosa spada nella roccia che ancora esiste nella Luna dei Montesimi. Quindi si pensa, viene chiamato sempre un Re Artù italiano, anche se poi le differenze tra Re Artù e San Galgano sono molto forti, anche perché è vero sì che si parla della spada nella roccia, però teniamo conto che Re Artù, per diventare qualcuno, per diventare re di Britannia, la deve togliere dalla roccia. San Galgano, per diventare qualcuno, per diventare, passare dallo stato laicale allo stato religioso e quindi poi diventare santo quando sarà, lui la mette dentro la roccia. Quindi c'è da una parte un togliere, da una parte, inserire, quindi proprio a dimostrare le due facce per diventare qualcuno nel mondo laico, devi togliere la spada, per diventare qualcuno nel mondo religioso la devi rinfoderare, quindi la guerra da una parte e la pace dall'altra, quindi c'è anche questo aspetto. Poi ci sono i personaggi che io conoscevo poco e di cui di qualcuno mi sono anche innamorato, naturalmente letteralmente. No, infatti, Enzo, posso solo chiederti proprio a questo proposito, hai parlato di tanti personaggi noti, poco noti o noti in maniera magari sbagliata, cioè hai letto qualche cosa ma in realtà c'è tutto un mondo dietro. Non tanto sbagliata, limitata, diciamo, limitata, esatto. Ecco, limitata. Mi interessava capire proprio dal lato tuo il personaggio che ti ha sorpreso di più, cioè che o non conoscevi o conoscevi poco, e quello che invece hai magari proposto tu all'editore che lui non conosceva o non aveva preso in considerazione, e poi il personaggio su cui hai cambiato idea. Se hai cambiato idea su qualche personaggio. È un po' è una tripla domanda. Però... Cambiare, sì, è molto carpiata. non ho cambiato idea su alcuni personaggi, ma alcuni... mi hanno lasciato indifferente perché li conoscevo abbastanza, quindi tipo vabbè, Riccardo Cordileone, Saladino, San Luigi, Goffredo di Buglione erano personaggi che io avevo già studiato per quando avevo scritto Le grandi battaglie delle crociate, quindi avevo avuto già modo di conoscerli, anche di Tamerlano e di altri. Quelli che mi hanno in parte sorpreso sono stati innanzitutto i condottieri e i capitani di Ventura, che pure quelli si conoscono così, però quando vai a conoscere capisci che ci sono varie sfaccettature tra un capitano e l'altro, tra un periodo e l'altro, perché ci sono varie genealogie di generazioni, più che altro, scusatemi, di capitani di Ventura. Per esempio Muzio Attendolo Sforza, che poi sarebbe Muzio Attendolo detto lo Sforza, e poi Ludovico Sforza, che è il figlio di Muzio Attendolo, che poi è entrato in conflitto con la famiglia paterna, abbandona il cognome di Attendolo e prende
come cognome il soprannome del padre. Quindi c'è questa generazione successiva. E più che altro, oltre ai personaggi, questo capitolo sui condottieri mi ha fatto conoscere intanto un periodo 400 che conosco molto poco, perché io mi fermo ai 200 anni delle crociate, mi fermo, insomma, la mia specializzazione sono i 200 anni delle crociate, ma soprattutto perché studiando le battaglie, gli incontri, gli scontri, le condotte, cioè le lettere di Ventura con cui venivano assoldati da vari stati, ho conosciuto la storia dell'Italia del 400, che è una storia molto complessa, complicata, però è interessante vedere che il sud, il regno di Sicilia, anzi il regno di Napoli, è sconquassato da lotte per l'investitura, ma quantomeno per il potere, per il titolo di re di Napoli, tra gli Angioini, gli Aragonesi, addirittura i tedeschi, che in qualche maniera volevano comunque mantenere il loro dominio come imperatori, il Papa, che comunque ha sempre fatto un doppio gioco, io parlo dal punto di vista politico, che cercava sempre di mantenere un equilibrio e la salvezza del suo Stato fra le potenze del nord e le potenze del sud, quando al nord c'erano stati i Longobardi che piano piano venivano anche al sud col Ducato di Benevento e di Spoleto, che in qualche maniera cercavano di stringere. Il Papa ha chiamato i Franchi, e quindi al nord c'erano i Franchi, al sud c'erano i Bizantini e i Longobardi. E la stessa cosa è anche nello stesso modo quando arrivano i Normanni, che cominciano a diventare una potenza. Il Papa chiama i tedeschi, chiama i bizantini, chiama chiunque può essere utile a impedire lo schiacciamento fra nord e sud. E questo gioco rimarrà fino al 1860, quando al nord c'erano gli austriaci, al sud c'erano i borboni, e lui stava tranquillo perché le due forze non si univano. Lo stesso gioco quando ci sarà Federico II, che sia imperatore di Germania, quindi che ha il controllo del nord dell'Italia, e al tempo stesso come re di Sicilia, gli fa promettere che mai lui unirà le due comuni, però il rapporto non sarà mai molto, molto piacevole. Tu avevi toccato il mondo dei condottieri del 400 con un tuo libro, sì. Un libro non tuo, ma pubblicato da te, mi sembra di ricordare, quindi sì, sei un po' tornato... Sì. Come Penne e Papiri, come la mia casa editrice, avevo pubblicato la biografia del condottiero Angelo Tartaglia. Adesso hai allargato. Adesso hai allargato a un mondo tra il 300 e il 400, come dicevi. Sì, ma infatti è un periodo affascinante proprio anche per capire le varie compagnie, che da compagnie di briganti, di briganti di strada, piano piano incominciano a diventare proprio eserciti personali, strutturati con reparti, comandanti, sottocomandanti, bandiere. Addirittura ho scoperto che alcuni condottieri proprio danno anche un'impronta alla guerra del 400, creando proprio delle scuole di combattimento. Per esempio, Braccio da Montone ha la scuola della Braccesca, che era caratterizzata dall'intervento, era un condottiero che amava intervenire subito, era molto in questa maniera partecipare proprio, mentre c'erano gli sforzeschi che avevano tutta l'altra scuola, e quindi c'erano, noi pensiamo sempre che la vita di Ventura come mercenari
senza conoscenza, senza intelligenza, senza cultura. Invece no, molti di questi poi riusciranno anche a diventare dei grandi statisti. Pensiamo all'Ludovico Sforza, che dà un impulso a Milano quando lui riesce a diventare Duca di Milano e creare quella dinastia che poi sarà fino al 1500 al comando di Milano, con tanti con un impulso economico, culturale, lo sviluppo della rete dei navigli, ospedali, costruzioni anche per uso popolare. Insomma, l'ospedale di Milano costruito in quell'epoca è uno dei migliori d'Europa, con addirittura servizi igienici e territoriali, cosa inimmaginabile per il 400, per fine 400. Per usare un'espressione contemporanea, si può dire che Francesco Sforza è un braccio da montone che ce l'ha fatta, visto che tu parli, sì, esatto, di... Ma infatti quasi tutti i condottieri cercano di crearsi un loro piccolo stato, un loro piccolo orticello. Braccio da Montone aveva una sua visione limitata, non aveva una visione politica più ampia di quella che aveva Ludovico Sforza, anche perché Ludovico Sforza, diventando Duca di Milano, aveva sotto di sé il Ducato di Milano, che era già una grande estensione territoriale. Braccio da Montone aveva l'intenzione di intanto di riconquistare Montone, che era il paese da cui era stato cacciato, e poi piano piano allargarsi a conquistare tutti i vari territori che circondavano Montone. Quindi il lavoro che lui stava facendo era aggregare territori che non avevano una unità precedente. Il Ducato di Milano aveva già delle basi con i Visconti prima, era già uno stato formato. Quindi il lavoro che lo Sforza deve fare è solamente di implementare quello che è già nel suo potere e portarlo a migliori condizioni. Braccio da Montone poi non ci riuscirà, perché comunque muore in battaglia, muore affogato nel passaggio di un fiume mentre sta combattendo per conto le guerre del Regno di Napoli, no? Lì sì, ci sono, esatto, proprio Sforza. Quelle lotte. Ma la cosa interessante, poi, al di là poi dei dettagli delle battaglie e tutto quanto, la cosa interessante è che molti di questi personaggi si trovano a combattere una volta insieme e un anno dopo. Secondo le lettere di condotta, secondo gli ingaggi, secondo i vari signori che le avevano assoldati, ma non c'è, tranne alcuni casi, fanno la guerra perché devono fare la guerra, non fanno una guerra personale, non è un odio personale. Si scontrano, combattono fra di loro perché sanno che quello è il loro mestiere e vengono pagati per quello. Se combattono dalla stessa parte, combattono perché quello è il loro lavoro, perché quello per cui vengono pagati. Non c'è un risentimento personale, tranne in alcuni casi che appunto poi ci sta questo risentimento personale, ma poi viene più che altro nasce da sconfitte o da trattamenti, perché poi in genere i mercenari non cercavano mai la distruzione dell'altro, perché comunque cercavano di arrivare a un risultato col minore dispendio di forze, perché quelli erano tutti soldati che se morivano dovevano essere rimpiazzati, e rimpiazzare un soldato che aveva esperienza significava riaddestrarlo, ridargli le armi e tutto quanto. Quindi loro andavano lì, combattevano, chi vinceva vinceva, però non si arrivava all'annientamento totale dell'avversario. Era più una polarizzazione professionale, no?
Cioè, diciamo, vorrei come tu dicevi... Sì. No, vorrei dire, è quasi come se fosse un incontro di calcio, no? In un incontro di calcio vale il risultato, non vale l'annientamento della squadra avversaria. Sì. Era più che altro arrivare a soddisfare il signore per cui si era combattuti, perché se il signore era soddisfatto veniva rinnovata la condotta, veniva aumentato l'ingaggio e veniva magari il capitano di Ventura riceveva dei territori, dei titoli, degli monumenti in natura, quindi era questa la cosa. Sì, no, ma è proprio come dici tu, cioè una specie di campionato dove ci sono le squadre, sì, si polarizza, dice, e anche poi le differenze tra Braceschi e Sforzeschi diventano più differenze di appartenenza che tecniche, nel senso che poi gli aspetti tecnici, entrando in contatto continuamente, si assimilano anche quelle dell'altra scuola, quindi si riducono, sì, le distanze tecnico-tattiche e si aumentano invece quelle di appartenenza. Io sono della Compagnia dello Sforzo, ho militato qui, io sono di Braccio, che poi i Braceschi continueranno anche poi dopo la morte di Braccio con Piccinino, con i pareti, sì, sì, quindi, quelle che si chiamano le lance spezzate, no? Esatto. Le lance spezzate erano i reparti, le milizie che mancavano mancavano del comandante, quindi è questa cosa qua. E poi sicuramente il fatto che andassero dal nord al sud, dalle guerre di Lombardia tra Milano e Venezia al centro quando c'era Firenze, e poi Napoli contesa tra Giuliani e Aragonesi, c'è questa cosa. E infatti poi un Francesco Sforza che parte dalla sua famiglia romagnola riceve un titolo nel Regno di Napoli e poi diventa Duca di Milano. Proprio, però lui è quello che ce l'ha fatta, lui è proprio... uno su mille, se vogliamo. Sì, ma no, ce ne sanno anche, ci sono vari signori che hanno alle spalle la carriera da combattenti. Ma per non rimanere solo sui condottieri, un altro capitolo che mi è piaciuto moltissimo, come avevo accennato prima, è quello degli esploratori, navigatori e camminatori, se mi permette questo termine. E qui ho conosciuto perché i personaggi, vabbè, c'è Cristoforo Colombo che chiude il periodo temporale con la scoperta dell'America e ufficialmente anche la fine del Medioevo. Ma c'è anche un personaggio che conoscevo, ma di cui poi ho apprezzato ancora di più le varie caratteristiche e il modo di fare, è stato Marco Polo. Marco Polo avevo già letto Il Milione, mi era piaciuto tutto quanto, però una cosa che si legge così è una cosa che si cerca di capire un pochettino. E ho scoperto un personaggio molto all'avanguardia, un personaggio che moderno, ecco, il personaggio medievale molto moderno, un personaggio che dice vabbè, era moderno perché ha viaggiato, è stato fuori, sì, per quello, però più che altro perché la sua curiosità lo ha portato ad avere un modo di pensare molto fuori della società medievale come la intendiamo noi, una società un po' chiusa, una società dominata dalla religione, dalla pudicizia, da tante cose che costringevano l'uomo a pensare in un certo modo. Cristoforo Colombo si trova a un certo punto a descrivere, faccio un esempio, il quartiere a luci rosse di una città cinese, e lui ne parla in una maniera così oggettiva che sembra che noi stiamo parlando adesso come del quartiere di luci rosse della città tedesca. Lui ne parla come un mestiere, parla di queste donne, di queste escort dell'epoca che abitano in palazzi bellissimi, che hanno uno stuolo di servitori, che quando escono vestono in maniera eccezionale, e soprattutto parla dei loro clienti
e dicendo che sono quasi tutti mercanti che vengono da fuori e che ogni volta che ripartono non vedo l'ora di ritornare perché sono stati trattati benissimo, sono stati, queste donne sono bravissime. Me ne parla come se fosse un mestiere normale, che poi per quell'epoca era un po' difficile. E in questo forse anticipava anche la considerazione l'idea delle cortigiane veneziane, poi tra l'altro, che faranno furore nel Cinquecento. Quindi lui già parlava di queste cose in una maniera tranquilla, ma di tante altre cose parla così. Un altro personaggio, sempre fra gli esploratori, è Giovanni Damian del Carpine, un francescano di cui non si sa molto, e perlomeno nell'opinione comune, che è un diplomatico che va per conto del Papa in Cina e raggiunge la Cina prima di Marco Polo, qualche anno prima di Marco Polo. La cosa interessante è che lui è un personaggio incaricato dal Papa per allacciare dei rapporti diplomatici con Kublai Khan, per avere una certa difesa contro l'Islam. L'idea del pontefice era quella di allacciare alleanze con i mongoli per poi prendere alle spalle l'Islam e quindi liberare la Terra Santa in modo definitivo dalla cosa. In parte i mongoli arriveranno in Terra Santa, ma non ci sarà questa cosa così liberatoria, perché sarà solamente un periodo e poi l'Islam riprenderà ad avere dopo Ain Jalut, l'hai già descritto, le battaglie delle crociate, ci sono questi scontri che poi esatto. Ma la cosa interessante del viaggio di Giovanni Damian del Carpine è che lui, a differenza di Marco Polo, che Marco Polo scriverà la sua il suo viaggio a posteriori, dettandolo al Rustichello da Pisa mentre è in prigione dopo la battaglia di Cursola. Giovanni Damian del Carpine invece scrive un diario, quindi lo scrive giorno per giorno e racconta quello che vede. Mentre Marco Polo di alcune cose dice l'ho viste, di altre dice me ne hanno parlato persone di specchiata fiducia. Giovanni Damian del Carpine scrive quello che vede. Ma la cosa interessante è che nella sua Historia Mongolorum, oltre agli usi e costumi delle genti che incontra, molto è basato sulla parte militare dei mongoli. Cioè, sembra quasi, in alcuni capitoli, in alcune parti, una relazione di un agente segreto. Un dettagliato elenco di come è costituito l'esercito mongolo, come sono fatti i reparti, come sono armati, come attaccano le città e come difendono le città. E quindi sembra più una relazione tecnica. E un po' come dire, guardate, io sono andato lì, ho visto come combattono, come i mongoli e qual è la forza dell'esercito mongolo. Quindi se possiamo non facciamo la guerra ai mongoli e se proprio dobbiamo farla facciamola come la fanno loro. Quindi è proprio un diplomatico religioso, un francescano che però vede la parte pratica, la parte tecnica della sua spedizione. Sì, ci stiamo avviando alla conclusione del tempo che abbiamo a disposizione. Io devo dire che poi chi vorrà approfondire la conoscenza di tutti questi grandi eroi del Medioevo ha a disposizione il libro della Newton Compton con solo 12 euro, quindi credo che nessuno se lo faccia. No, io dico solamente che ci sono delle cose interessanti e delle cose poco conosciute. Io vorrei accennare a alcuni personaggi velocemente.
uno che mi ha affascinato, che non conoscevo, si chiama Kusaila. Questo è completamente sconosciuto alla mia preparazione storica. È, la Caina. È un condottiero... Eh? Chi conosce la Caina? La Caina, Giuseppe. La berbera. Esatto. Kusaila è un condottiero berbero del VII secolo. Un condottiero che si oppone all'invasione musulmana del Nord Africa, diventando poi lui musulmano, ma continuando a combattere i musulmani, perché non è una guerra di religione, ma una guerra di invasione. E qui lui, pure essendo berbero, essendo musulmano, combatte i musulmani perché si stanno comportando male e lui vuole difendere la sua terra indipendentemente dalla religione che portano i suoi correligionari, tra l'altro. Basta, non abbiamo, chiudiamo qua, perché no, 66 non ce li faccio a fare tutti quanti i personaggi uno per uno. Dobbiamo terminare qui. Io ti ringrazio tantissimo di questa presentazione. Ricordo ancora a tutti il titolo: è I grandi eroi del Medioevo, Newton Compton. Da oggi, 15 ottobre, è in libreria, lo trovate dappertutto, quindi compratelo. L'autore Enzo Valentini, che è stato con noi insieme a Giuseppe Bianchi del direttivo di Italia Medievale. Ricordate di seguirci sul nostro sito italiamedievale.org, dove troverete tutte le produzioni che noi regolarmente carichiamo in rete. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie a tutti quanti e scusate le chiacchiere, ma io sarei rimasto a parlare ore e ore con voi. Anche buona noi, serata. Enzo, anche noi. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.